Salve amici di Advance Italia, in questo video andremo a vedere la prova orale dell'esame CLS livello B2, certificazione di italiano come lingua straniera. Si tratta di un esame del dicembre 2013. Ci sono due parti, la prima parte dura 2-3 minuti, la seconda 1 minuto e mezzo. Nella prima parte dovete scegliere uno dei quattro temi e svolgerlo in base ad una conversazione con l'esaminatore, il quale vi farà domanda a seconda di ciò che avete scelto e di ciò che direte riguardo al tema che avete scelto. Nella seconda prova dura meno perché, nonostante anche qui abbiate una scelta tra le quattro opzioni, dovete però svolgerlo all'interno di un monologo, cioè senza essere interrotti dall'esaminatore. Direte tutto quello che avete da dire riguardo il tema in 1 minuto e mezzo. Se avrete difficoltà, l'esaminatore ovviamente vi farà qualche domanda per aiutarvi a riprendere il discorso. Cominciamo subito facendo tutte le domande. Io cercherò di rispondere a tutte in modo da darvi un'idea migliore della struttura dell'esame e di come si ragiona in questi casi. Se tu potessi trasferirti all'estero, che paese sceglieresti e perché? Io sceglierei la Spagna perché è molto simile all'Italia, non solo come clima, ma anche come carattere delle persone, come cultura, architettura. Mi piace molto anche la cucina spagnola. Ho visitato Madrid e Barcellona e mi sono piaciute tantissimo. Penso che questo paese sia uno dei paesi in cui mi troverei meglio perché non avrei nemmeno difficoltà ad integrarmi, essendo appunto molto simile all'Italia. In questo caso ci possono essere anche ulteriori domande da parte dell'esaminatore, ad esempio quale paese non ti piace? Direi che ne so, qualche paese nordico, Norvegia, Svezia, perché sono molto freddi e non solo il clima ma anche le persone, ad esempio, eccetera. In base alle mie percezioni, ovviamente, senza voler offendere nessuno, però solitamente si suol dire che nei paesi caldi ci sono persone più calorose, mentre nei paesi freddi persone un po' più riservate. Il clima, ovviamente, incide sul carattere delle persone. Di che cosa avresti bisogno per essere felice? Secondo me non c'è una sola componente perché servono molti fattori per essere felice. Secondo me non basta essere solo ricco oppure avere solo la salute. Secondo me poco di tutto non guasterebbe, ad esempio, essere in salute, non essere né ricco né povero, ad esempio ceto medio, classe media, essere circondato da persone che ami e ti amano. Sentirsi bene, sentirsi in pace con se stessi e con il mondo. Questo secondo me aiuta ad essere felice. E ovviamente vivere in un paese che rispetta le libertà umane, rispetta i diritti dei cittadini. Ci sono possibilità per lavorare, per vivere in modo decente. Secondo me questa miscela di diversi componenti aiuterebbe ad essere felice. Essere semplicemente ricchi ma da soli, secondo me, non basta per essere felice, perché come dicono quasi tutti, i soldi non comprano la felicità. Se tu avessi la macchina del tempo, in quale periodo vorresti vivere? Io sceglierei l'Italia degli anni 60-70 perché era un periodo in cui l'Italia ha avuto un boom economico incredibile, una grandissima crescita economica, sociale, culturale. Ovviamente ciò non si può notare solo attraverso i libri, ma anche dai film che ci sono riguardo a quell'epoca. Il clima generale che c'era nella società mi piaceva tantissimo. Quindi penso che sarebbe stato bello an vivere anche solo per qualche giorno in quell'epoca.
sarei curioso, ecco. Gli aspetti positivi e negativi di essere figli unici. Beh, essere figli unici aiuta per quanto riguarda le attenzioni che si ricevono dai genitori, loro sono totalmente concentrati su di te. Anche una famiglia non ricca, ossia sempre classe media, potrebbe crescere abbastanza bene un figlio unico, mentre avere molti figli, anche se si vive bene, ossia si hanno i mezzi economici necessari, non sarebbe facile crescere tutti i figli nel modo migliore, perché l'attenzione dovrebbe essere divisa tra tutti loro. Sarebbe molto costoso dare un'istruzione ottima a tutti i figli. Quindi, secondo me, per quanto riguarda le attenzioni e l'aspetto economico, sarebbe più facile crescere bene come figli unici. D'altra parte, avere tanti figli ha aspetti positivi, perché i figli, ovviamente, essendo circondati da fratelli e sorelle, crescerebbero più felici, perché ovviamente si avrebbe la possibilità di essere sempre in compagnia, mentre nel caso dei figli unici le amicizie diventano fondamentali, altrimenti il bambino finisce per essere molto introverso quando cresce. Quindi, secondo me, non essere figli unici, ossia essere circondati da fratelli e sorelle, è meglio sia per il bambino che per i genitori e per l'armonia che regnerebbe nella casa. Una casa con un solo figlio penso dia un po' l'impressione di essere vuota. E i tuoi progetti per il futuro? Io vorrei creare, potete dire quello che volete in questo caso, e anche inventarvi cose. Vorrei creare, ad esempio, la mia azienda informatica, aiutare persone con i software. Vorrei guadagnare tantissimo, e una parte di quello che guadagnerò vorrei darla in beneficenza, aiutare i bambini in tutto il mondo, ad esempio, comprarmi una casa più grande, aiutare i miei genitori, farmi una bella vacanza, che ne so, in un altro paese o in un altro continente, eccetera. Il tipo di vacanza ideale, a proposito di vacanze, una vacanza al mare, di 2 o 3 settimane con gli amici o con i familiari, ad esempio, con qualche buon libro da leggere, la possibilità di rilassarsi, non cucinare, non fare niente, ma essere sempre sdraiato al sole, mangiare nei ristoranti, eccetera, per divertirsi, ma anche ricaricare le pile per l'anno prossimo, diciamo così. La situazione immagine 1 o immagine 2, potete scegliere anche tra due immagini. In questo caso vediamo un'aula universitaria dove gli studenti stanno aspettando il docente, il quale svolgerà un determinato corso. Tutti hanno dei fogli in cui segneranno, appunto, prenderanno appunti in base a ciò che il prof dirà. La struttura dell'aula dovrebbe essere così in tutti i paesi, non solo in Italia. Potete anche parlare dell'esempio del vostro paese in questo caso, e cosa vorreste studiare, ad esempio, perché potreste dire sì, o se siete studenti potreste dire: io ne nella mia università c'è un'aula simile, siamo in 80 persone che possiamo entrare in quest'aula, e ci sono molti corsi interessanti, eccetera. O seconda immagine, qui si tratta di una festa, probabilmente si stanno distribuendo dolci, bevande, si vede che qualcuno, forse non mi pare un compleanno perché non vedo decorazioni, forse anche una specie di cocktail.
dove le persone entrano liberamente. Probabilmente è l'inaugurazione di un nuovo ristorante o bar, e spesso succede che durante i primi giorni o solamente il primo giorno vengono distribuiti dolci e bevande gratis anche per attirare un po' di clienti e per farli diventare clienti regolari del bar, ad esempio. Questo era uno dei test con le risposte che io ho pensato di dare, la mia versione. Ovviamente siete liberi di rispondere come vi pare, l'importante è che le risposte abbiano senso e che scegliate il tema che più vi piace e che meglio conoscete. Vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo che all'interno del mio canale potete trovare varie playlist con prove ed esami di vario tipo come CELI, CLS, PLIDA, eccetera. Vi ringrazio dell'attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!